Ben ritrovati, amici tifosi biancoscudati. Ben ritrovati, ragazzi. Fa freddo, molto freddo. Fa sempre più freddo. Probabilmente servirebbe anche un altro giubbotto. Temperatura percepita meno 10. E con questo si potrebbe già concludere il video. Ah, ragazzi, ragazzi, come dicevo l'altra sera, che sarà del nostro amato Calcio Padova? Mi spoglio perché sto facendo i vermi. Ragazzi, ragazzi, sempre peggio. Sbuffo, mi viene da sbuffare perché ragazzi sono implacabili. Sono implacabili, infermabili. Siamo a meno 10, siamo spalle al muro e domenica, lo voglio ripetere ancora una volta, il Padova, visto nelle ultime settimane, non vincerà al Silvio Piola contro il Novara di Giacomo Gattuso. Staremo a vedere quale sarà invece la reazione dell'altra inseguitrice della larvagata di Attilio Tesserra, scivolata questa sera addirittura a meno 12. Fa ancora più freddo a Trieste. In tutto questo, Triestina che sarà impegnata davanti ai propri tifosi in quel dell'Omero Tognon di Fontana Fredda contro la Pergolettese nella quarta giornata del girone di ritorno. Ragazzi, siamo qui a commentare l'ennesima vittoria stagionale del Mantova targato Davide Posanzini. 2-0 questa sera nell'anticipo del venerdì sera che ha aperto la 23esima giornata di campionato. 2-0 ai danni della neopromossa Gian Erminio di Andrea Chiappella, che lì davanti non vedeva la presenza del bomber Fumagalli, ormai destinato al Como, quindi un doppio salto di categoria per colui che insieme a Fall lo scorso anno ha trascinato nel calcio professionistico, nel ritorno del calcio che conta la Gian Erminio e che quest'anno, dopo una grandissima partenza a livello personale, ma anche di squadra, perché ricordiamo che la Gian Erminio da neopromossa è all'interno della zona playoff in compagnia di un'altra neopromossa, il Lumezzane di Arnaldo Franzini. Doppio salto di categoria perché dalla Serie D alla Serie C, mezza stagione, adesso per Fumagalli si parla di questo duello nel calciomercato invernale in Serie B tra Como e Bari. Vedremo chi la spunterà, ma questa sera a spuntarla è stato ancora una volta il Mantova di Davide Posanzini. In panchina il neoacquisto De Maio da svincolato dopo l'ultima parentesi con la maglia della Vicenza per un difensore centrale d'esperienza. E ragazzi, che dire? Andiamo a commentare il match, un match controllato fin dalle battute iniziali, con una Mantova che con il possesso palla ha messo in difficoltà la formazione di Cappella
E al 14esimo, quindi dopo circa un quarto d'ora di match, dagli sviluppi di un corner, battuto corto, quindi nessuna palla sprecata. Questo è un dettaglio fondamentale del gioco di Davide Posanzini, del Mantova di Davide Posanzini. Nessuna palla viene sprecata. Corner, battuto corto, cross con il contagiri dell'uomo in più di quella squadra, e stiamo parlando di Capitan Salvatore Sasa Burrai, l'ex Pordenone e Perugia, che disegna un cross arcuato per il colpo di testa per il quinto gol in questo campionato, firmato da Antonio Fiori, per l'ex Vasto Girardi, una delle grandi sorprese di questa formazione. Un altro gol pesantissimo dopo quello siglato lo scorso 8 gennaio, gol del raddoppio allo stadio Euganeo. Ragazzi, un Mantova scatenato nella prima parte del match con la conclusione di Visser, e poi comunque tutto sommato una partita controllata nella prima parte del match. Ingenuità di Radaelli, che commette un fallo pressoché sulla linea dell'area di rigore, calcio di punizione affidato al destro di Franzoni, con la palla che però verrà deviata dalla barriera, e poi il seguente corner non sarà nulla di che per la formazione di Chiappella. Finisce il primo tempo in avanti la formazione di Posanzini alla ricerca del gol della sicurezza, che non arriverà nelle prime battute del secondo tempo, con un Mantova cinico comunque che gestisce bene il pallone ancora una volta. Ma prima del 2-0 arriverà l'ennesimo miracolo stagionale dell'ex Pordenone, festa sulla conclusione da fuori area da parte di Marotta. Ancora una volta determinante, con un intervento importante dopo quello su Christoffersen e Bruschi domenica scorsa a Sesto San Giovanni, arriva il riflesso sul destro secco di Marotta. Il raddoppio arriverà sull'asse Gallupini-Mensah per il Ganese, ex Triestina e Pordenone, terzo gol stagionale nel campionato dopo quelli siglati proprio l'andata alla città di Gorgonzola contro la Gianna Erminio lo scorso 20 settembre, nel turno infrasettimanale, e poi quello realizzato al Martelli lo scorso 3 dicembre nel poker, rifilato alle Renate di Massimo Pavanella. Partita in ghiaccio, in sostanza, con una Mantova che ancora una volta detta la legge del più forte, e a questo punto, ragazzi, sono 10 punti di vantaggio sulla Padova, 12 punti di vantaggio sulla Triestina. Aggiorniamo le statistiche: 18 vittorie in 23 partite, 8 vittorie nelle ultime 9 giornate, 9 risultati utili consecutivi. Sono numeri irraggiungibili, sono numeri da capolista, sono numeri che fanno volare il Mantova sempre più vicino all'obiettivo ormai non più sogno, chiamato Serie B. Ragazzi, come sempre, io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo in un prossimo video.